Concludo da ministro dell'interno dicendo una parola sul referendum. È già stato detto, attenzione a non sbagliare, chi ha nella propria città, nel proprio comune, il voto per il ballottaggio e c'è un candidato nostro deve andare nel seggio, ma appena entra deve dire al presidente: io non voglio ritirare la scheda per il referendum. Darò istruzioni molto precise ai presidenti perché nessuno faccia il furbo, metteremo dei cartelli chiari nei seggi, ma mi raccomando, anche chi va a fare il rappresentante di lista o lo scrutatore deve ricordarsi che il voto per le amministrative è una cosa, il voto per il referendum è un'altra, è un altro. Il voto per le amministrative prevede sì o no, il voto per il referendum prevede sì, no, ma anche il diritto, perché è un diritto, di non ritirare la scheda. E per i leghisti non è solo un diritto quello di non ritirare la scheda, è un dovere, ricordatevi. Grazie, viva Umberto Bossi, viva Pontida e viva la Padania! Popolo di Pontida, glielo facciamo vedere che non è solo Roberto! Roberto! E ad ora un altro asso del nostro poker! Instancabile, non si ferma mai, è un bergamasco, in un anno ha reso questo stato più moderno e meno mormonico, ha tagliato migliaia di leggi romane, ma ancora di più nella storia per essere stato protagonista della riforma federale. 33. Siamo andati al voto con 6 presidenti di provincia. Oggi ne abbiamo 11 e ci sono ancora i ballottaggi. Avevamo 4 europarlamentari, oggi ne abbiamo 9. E per quello che quest'anno lo abbiamo messi sul palco, perché non ci potevano stare tutti, ne abbiamo fatti troppi. E bisogna anche pensare a fare una scuola per i nostri sindaci, per i nostri amministratori, perché è una enorme responsabilità avere tanti comuni e province da gestire. Ma quello che mi piace di più è quel numero in assoluto, quel 10,2 che ha superato anche lo 10,07 del 1996. Abbiamo raddoppiato i voti delle europee, aumentati del 25% in tutto il paese. Non c'è stata una regione che non sia cresciuta, in alcune realtà siamo aumentati del 300-400%. Un grazie sicuramente ai nostri ministri, ma loro sono solo i terminali che sono cresciuti alla scuola del capo. Grazie ai nostri parlamentari, capigruppo, a tutti, ma grazie soprattutto alla militanza della Lega, perché sennò nessuno di noi sarebbe mai stato un sindaco o qualunque altra cosa. Però da stasera e domani bisogna ripartire, ballottaggi, ve lo abbiamo detto, Roberto vi ha parlato del referendum, del diritto che noi abbiamo dovere di non partecipare a quel referendum, perché c'è in gioco la vita nostra e della democrazia. E poi quest'estate le nostre feste, tutte le iniziative che abbiamo sempre fatto. Il 13 di settembre saremo ancora una volta a Venezia, preparate il pullman e preparate tutto. In questi giorni in tanti hanno detto: dobbiamo copiare il modello della Lega, lo stare tra la gente, fare le manifestazioni. E qualcuno ha detto: voi forse ricordate il vecchio Partito Comunista? Non lo ricordiamo. Da noi non vengono perché sono obbligati a fare la tessera, ci vengono perché hanno il cuore dentro e hanno il cuore della Padania. Noi abbiamo
tante volte vissuto delle giornate di gioia. Questa è la 25esima edizione di Pontida e 20 anni di feste di Pontida. Abbiamo avuto degli alti, qualche volta anche dei bassi, qualche asino che diceva la Lega è finita, tu puoi fermare o bocciare un'idea, gli ideali non puoi piegarli mai, e noi ce l'abbiamo quell'ideale dentro, l'ideale per cui siamo venuti la prima volta a Pontida e resterà sempre quello finché non arriverà la nostra libertà. Libertà! 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 È troppo naturale ringraziare il nostro capo che ci ha condotto sul cammino della libertà. Ancora tanti gradini da fare, ma li faremo tutti. A partire dall'anno prossimo, dove avremo 13 regioni che andranno al voto. Io voglio fare una semplice considerazione, poi dopo spetterà a Bossi trattare quali regioni andranno alla guida della Lega. Ma voglio dire una cosa, l'anomalia non è che la Lega voglia governare le regioni, e dico regioni al plurale, del nord. L'anomalia è che non ce ne sia una guidata dalla Lega. Adesso abbiamo due momenti. Uno, Renzo Bossi, che ci porta un'iniziativa che ormai sta diventando anche quella una tradizione e che sta vedendo veramente anche in questo caso la Padania primeggiare sul mondo. Vai Renzo.